ciao a tutti ragazzi, siamo ragazzi fine da me. Come state? Come state? Come state? Come state? No, non lo so, comunque come state? Morirete da re. Come state? Hai finito di fare il Come state? Com'è? Io ieri mi sono comprato i parastinchi, no, i paratibie nuovi. Sì. E li userò su di te. Quanto li hai pagati? Chi ti ha dato quei soldi? Euro. I soldi delle donazioni? No, speri, io di non soldi vedo donazioni. Ho fatto shopping per la Photoshop. Palestra. Raga, ho photoshoppato. Non so quando vedete questo video, però sabato sera siamo al Barrios, a una serata di beneficenza. C'è anche Inoki, raga. Con signori Inoki, perché abbiamo fatto la pace e adesso siamo amici. L'anno della pace di Inoki. L'anno della pace. Ecco, io comunque vi dico che la serata per beneficenza gratuita al Barrios e soprattutto dentro è per beneficenza per rivalutare quartieri come la Barona. Perfetto. Quindi, visto che fate tutti quelli del quartierino, del blocco, eccetera eccetera, se non venite siete dei qua. Partiamo subito con i Maneskin. I Maneskin, che comunque hanno questo atteggiamento da rap trap. Bep, è un tuo amico. Bep, trap, credo. Continua a parlare, che mi sei parlato il problema. No, fanno ya ya, scu, sì? Baby, accanto a te. Farò la trap, scu. Io ho sempre pensato siano dei salaprovari. Ma no, ma poi ti sei ricreduto. Mi sono ricreduto, però quando sono... La bassista è minorenne, basta chiedergli l'amicizia alla bassista dei Maneskin. Che loro fanno tutti i rapper, però. Sono i Red Hot Chili Peppers, rappers. Pop. I Red Hot Pop Chili Poppers. No, Poppers non no, si può dire. Sono i Red Pop Chili Peppers. Vabbè, vai. Comunque mi sono ricreduto. Red alla fine... Pop Maneskin. 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 Alla fine mi sono ricreduto su perché chi? Sui Maneskin. Maneskin. Non ce la faccio. La canna raga. La canna della gola. Cosa avete capito? Pensavo la canna del gas. Che guarda canna. Raga non ne parliamo. Torna a casa. Quindi questa è la rivisitazione di Piccola Katie dei Pooh, che come sì, tu ben sai, che è un filosofo giapponese dell'ovvio, come tu ben sai. Ah, come questa tu ben sai? Di Nerone, questo. Nerone? Nerone. Hai citato Nerone? Secondo me è più bravo di Jamie Tyson Nerone, però. Piccola Katie era la storia di una groupie che scappa di casa, sì, per andare a sentire il gruppo suo preferito, che ovviamente erano i Pooh. Sì. Se li fa tutti quanti, sì, e torna a casa. Però, di chi è il bambino? E lì. Di Piero. Allora, Maneskin, torna a casa. Vediamo com'è. E io ho messo anche la cassa per sentire meglio questa la storia di una groupie. Di questi Red Pop Chili Pepper. Vai! Musica melodica. Un labirinto di graminace. La qualità, ma anche il buddismo. Per la fortuna la sua mano e le sue guardie Ruggeri e di Andrea. Di mille video è di un occhio non dire alzate. No, la qualità, la storia del video. Ma che ne sai, per iniziare? Di un buddismo. Il video si sposa perfetto con la canzone. Abbiamo trovato chi scrive i testi a Lolo. Non può essere perfetto. Eh già, wow. La retorica. La casa, dolce lesso. Non voglio freddo qua, si fa. È uno dei pochi gruppi che ha un talent, uno spessore anche a livello di testo e di immagini, è molto forte. Ah, lei non ha l'uso delle gambe. La canzone non mi piace il confronto all'altro. Bello il video. Vabbè, la canzone è smemoranda. Lui è iniziato a uscire con Grignani, Lui sembra quello del cinese che mi voleva la mare. E oggi sarò la tempesta. Sì. Tempesta di minchiate proprio. Musicalmente, raga, una produzione di gusto. Anche le linee melodiche sono molto interessanti. Non sono un pazzo. Lascia che ti raccagli sui polsi, oggi mi sento. Lolo, Rock mezzo reppato non è male. No, lo sai che ormai deve farlo. Ah, mezzo scrimmato. Dai, bacio l'erto, avanti. Non c'è bisogno. No, perché sono ballerino. No. E lavati. Freddo qua. Sparire. Ma. Boh. Cose allora concettuali a caso. Però bellissimo il video, anche se è di una concettualità completamente buttata lì a caso. Però è bello il video. Prima di dire qualsiasi cazzata, visto che stai già iniziando, allora spiegami cosa hai capito del video. Allora, il video è il classico video motivazionale per il target dei ragazzi che ci sono, che parla dei problemi che sono fasulli, che vengono autocreati con le amicizie, con le capacità. I viaggi di fada. No, era quello che c'era. Ma io ho detto, arriva la ballerina e lei ricomincia a ballare. Sì, ma io ho detto che con la canzone non c'entrava niente, quindi ti sto dicendo che il video è bellissimo, fatto bene con i colori, la regia e tutto quel cazzo che vuoi, ma sono dei video preconfezionati che le li danno a canzoni di gruppi emergenti che compro il video, compro il pacchetto, quello che dovremmo fare noi con quel minchia di DM che si fa i video in piscina. Raga, il pacchetto qua è perfetto, bello, sì. È un prodotto da MTV o comunque da MTV playlist 2000 fatta bene, pop preciso, dove c'è un messaggio. La canzone è un target di ragazzi
ragazzi molto giovani, giustamente i ragazzi che ti seguono dai talent. Interessante, poi adesso leggeremo il testo. Però qua, in questo pacchetto che vedo, io vedo in tendenza una cosa del genere. Questa è qualità assoluta. Ma qualità assoluta, non ho detto che non è di qualità. Ho detto che sono questi video preconfezionati. Devo dire che la canzone non mi piace. La canzone è smemoranda. La canzone è Lolo. Mi piace molto di l'altra per la grinta. C'è da dire però che una canzone da smemoranda Lolo che a noi non piace, ma perlomeno ha una valenza mezza poetica, uno si è sbattuto a fare anche un testo un po' ricercato, per quanto sia vuota la canzone poi, perché sono quelle canzoni. Sì, sono cose da ragazzetti, noi l'abbiamo sentita, però fottere ne abbiamo sentite. Almeno non è le rime su, giù, spliff, beat, blu, io. E tutto questo è condito da linee melodiche. Esatto. Studiate. Quindi ancora una volta Vecchia nei Maneskin. Con la versatilità della sua voce ha la possibilità di fare sia l'urlato, in alcuni punti è andato anche su, che quasi recital, a toccare lo scream. Recital un po' meglio di qualcun altro. A proposito, che scrive le stesse cose. A proposito di fare il mezzo recital sulle frasi da smemoranda, che questi comunque ha un gruppo dietro che suona, fa anche un po' il grattino, un po' il rappato, eccetera. Sì. C'è un altro grande artista italiano che fa di queste cose. E adesso andremo a leggere il testo. E io mi chiedo, mi faccio semplicemente una domanda a cui cercherò di darmi una risposta. Sì. Come lo leggerebbe Rancore? L'hai toccato pianissimo. Questo testo, visto che comunque su certe cose mi ricorda. Cammino per la mia città e il vento soffia forte e mi ha lasciato tutto indietro, il sole e l'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna alla sua mano le sue gance rosse. Comunque è più bello, Sì. Lei mi ha raccolto da terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e a partire. Però sono tutta così, è pesante. E questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Alice, le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per la strada, non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'è una frase scritta in testa, ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta. E poi qua, capito? Io credo che ci sia un filo conduttore che passa da Fabio Volo, Michele De Stefani. Sì, bravo! Brava! Lolo e Måneskin! E credo che sia. Posso dirti la verità? Il testo è molto più bello se questo qua confronta quello là cui facevi la parodia. Sai che è una canzone d'amore di un passivo aggressivo finto autolesionista verso una passiva aggressiva finta autolesionista, attention war. Sì, ma non dico cosa è scritto, io dico come è scritto. No, cioè come è scritto è scritto molto meglio di come scrive quell'altro, eh. Sì, perché comunque ha fatto A B, almeno un po' di poesia media scolastica, scuole medie. Quindi Marlena torna a casa che il freddo si fa sentire. Il cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente. Una lacrima salata bagna la mia guancia. Questa l'ha scritta Michele. Sì. Lei con la mano mi accarezza il viso dolcemente. No, aspetta, ragazzi, non una lacrima salata bagna la mia guancia. No, hai capito. Michele sembra una persona così, magari sembra Michele De Stefani. Ecco. Una lacrima salata bagna la mia guancia, mentre lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente. Madonna, che scontatezza. Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette. Voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe. E qua è diventato D'Annunzio. Però ragazzi, qua è diventato D'Annunzio. D'Annunzio il redentista. È una parodia di se stessa, però è scritta bene. Per imparare a perdonare tutte le mie colpe, capito? Mamma mia, dove vuole arrivare? Capito? Perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta. Che poi si vendicano. Questa terra ferma perché me la sa. Ma no, vabbè, di una scontatezza il testo. Mamma mia. Quindi Marlene torna a casa che ti lanciano le mele. Prima di te ero solo un pazzo. Ora lascia che ti racconti. Avevo una giacca sgualcita, portavo i tagli sui polsi. Oggi mi sento un benedetto e non trovo niente da aggiungere. Questa città si affaccerà quando ci vedrà giungere. Ero empirico tra essere vittima e essere giudice. Ero un brivido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti. Catene splendenti è un colpo dei cavalieri dello zodiaco, me lo ricordo. Lucide, e il dubbio no, se fossero morti oppure rinascite. Niente.
No, non è niente, però per noi è roba che abbiamo già sentito mille volte, quindi non mi lascia tantissimo. C'è da dire che il testo nella canzone ha un altro impatto. La canzone, ascoltandola, è una bella canzone. Sì, perché è suonata. Perché è suonata, perché se fosse rappata sarebbe... Se fosse rappata, dove porti più attenzioni sulle parole, perché poi il beat di solito nel rap è quello che si ripete. Certo. Di solito adesso i beat li fanno in mezz'ora. Beh, anche le canzoni. Sì, però almeno ci studiano un po' per farle bene. Sì, sì, sì. I Salaprovari, almeno diamogli il giusto peso ai Salaprovari, che spendono soldi e energia. No, fermo. Questo pezzo fatto ai Maneskin è una bomba. Maneskin! È una bomba. Ovviamente, se dobbiamo paragonarlo a quello che sentiamo normalmente, se fosse soltanto test rap, no. Ma questo pezzo, minchia, mia sorella piccolina, se lo ascoltasse sarei contento. Sì, contentissimo. Red Bop Chili Peppers. Sono contento che passi in radio, sono contento che la gente ascolti questa roba, piuttosto che un Tiziano Cazzo Ferro, senza togliere niente a Tiziano Cazzo Ferro. Perché hai messo la parola caccia in ferro? Perché era più cazzo di ferro. Ma no, raga, che è passato una cosa. Allora, prima è passato davanti un setter, perché noi siamo tre setter. Sì, e lui era il terzo setter. Sono tre setter. Senti un po', Maneskin. Dai. Vabbè, abbiamo detto tutto, dai. Molto pop, molto sciacquati, molto anacquati, molto finti, falsi. Ma non è vero. Sì, sono dei falsi. C'hanno anche una cazzo di componente molto interessante, quella... Sì, la bassista.